Bene, nella parte alta dello schema abbiamo un metallo e un non metallo. E sappiamo che questa coppia di sostanze elementari tendono a combinarsi formando un sale binario. In questo caso abbiamo il metallo e il magnesio, quindi un pezzo di magnesio metallico immerso all'interno di un'atmosfera di cloro, che è una sostanza gassosa, e sappiamo che si dovrà formare un sale, cioè un composto binario formato da questi due elementi, da magnesio e cloro. Visto che non c'è presenza di ossigeno, il cloro formerà semplicemente ioni cloruro e quindi avremo il cloruro di magnesio, che è ovviamente una sostanza solida. Sarebbe anche solubile in acqua, ma qui non c'è acqua in circolazione, perciò noi otterremo un po' di questo solido bianco come risultato della reazione. A questo punto dobbiamo scrivere, tradurre, i nomi delle sostanze in formule, e quindi la formula del magnesio metallico è semplicemente Mg solido, dove tutti gli atomi di magnesio sono neutri e uniti dal legame metallico. Possiamo mettere anche il numero di ossidazione, che è 0. Possiamo anche dire che questo magnesio non potrà rimanere, nel combinarsi col cloro, non potrà rimanere con lo stesso numero di ossidazione. Tutte le sostanze elementari hanno un numero di ossidazione 0 quando si combinano. Quindi evidentemente avranno un numero di ossidazione diverso. Lo stesso vale anche per il cloro, che però è formato da molecole biatomiche. Anche in questo caso abbiamo i due atomi di cloro neutri uniti da un legame covalente all'interno della molecola di Cl2. La formula del cloruro di magnesio la possiamo scrivere indipendentemente dal meccanismo di questa reazione chimica, conoscendo le regole della nomenclatura, quindi sapendo che il magnesio, quando forma ioni, quindi quando è ossidato nei composti, dobbiamo scrivere per primo il metallo nella formula, deve formare ioni con carica più 2, perché è un metallo del secondo gruppo. Quindi per raggiungere l'ottetto perde due elettroni, mentre il cloro, che è un alogeno, cioè del settimo gruppo, raggiunge l'ottetto con un elettrone extra, quindi con carica meno 1. Quindi avremo un composto ionico, cioè formato dall'unione di ioni positivi e negativi, che però dovranno complessivamente dare una neutralità a questa sostanza. Quindi, come è scritta adesso, la formula non è assolutamente possibile perché abbiamo due cariche positive e una negativa. Quindi, la formula corretta comprenderà due ioni cloruro e quindi la scriveremo in maniera come d'uso, nella maniera più consona, cioè MgCl2, senza specificare le cariche contenute al suo interno. Quindi un solido ionico formato da un numero doppio di ioni cloruro rispetto agli ioni magnesio. Questo quindi è quanto possiamo scrivere senza conoscere che questo tipo di reazione comporta uno scambio di elettroni. Se invece consideriamo anche questo fatto, noi potremo indicare questi elettroni ceduti da un atomo di magnesio all'atomo di cloro, a ciascun atomo di cloro. Quindi, sapendo che ci sono due atomi di cloro, ragioneremo in maniera diversa, riscrivendo l'equazione sotto, quindi mettendo in evidenza i due elettroni che il magnesio, la sostanza riducente, cioè che deve cedere elettroni, deve cedere, mettendo in evidenza le specie che noi abbiamo prima e dopo la reazione. Quindi scriviamo la molecola del cloro evidenziando che questa singola specie, formata dall'unione
un legame covalente di due atomi di cloro. Prendiamo elettroni di un colore diverso, quindi scriviamo le specie che si formano dopo la reazione. La sostanza è una, ma come abbiamo già visto è formata da due specie, lo ione magnesio e lo ione cloruro. Quindi prima ancora di bilanciare sia l'equazione di reazione sia la formula del composto, vediamo quali sono le esigenze di queste specie. Allora, se abbiamo due atomi di cloro, evidentemente questi due atomi di cloro non potranno diventare un atomo, uno ione cloruro, ma dovranno diventare due ioni cloruro. E quindi scriviamo il secondo ione cloruro. E quindi abbiamo rispettato, diciamo, l'esigenza di questa specie biatomica di trasformarsi in due ioni separati l'uno dall'altro. Per quanto riguarda il magnesio, invece, vediamo che il cambiamento consiste nel trasformarsi da atomo neutro a ione positivo. E per fare questo deve cedere due elettroni. Allora, gli elettroni che deve cedere li donerà a ciascun atomo di cloro e quindi diventerà uno ione magnesio con due cariche positive. Allora, noi abbiamo descritto questa reazione come una reazione di scambio di elettroni. Quindi, un atomo di magnesio cederà due elettroni ai due atomi di cloro di una molecola di cloro per formare un'unità di cloruro di magnesio. Se noi avessimo scritto l'equazione, di reazione in maniera così, Mg più Cl2 che dà MgCl2, avremmo semplicemente constatato che questa è bilanciata, ma avremmo fatto una specie di bilanciamento matematico, algebrico, senza sapere che cosa accade in questa trasformazione, quali atomi si staccano, gli atomi di cloro, che devono evidentemente dividersi, e quali atomi si uniscono, come si trasformano le specie. Quindi vediamo che la specie atomo di magnesio diventa una specie diversa che lo ione magnesio, cosa che non si vede nell'equazione qui in grigio. Così come la molecola di cloro, che è una specie molecolare, diventa uno ione, lo ione cloruro, ripetuto due volte, prendendo gli elettroni donati dal magnesio, quindi mettiamo qui in evidenza gli elettroni extra del cloro, oltre ai 7 elettroni che aveva già da prima, quando si trovava come atomi neutri all'interno della molecola. Nel secondo caso abbiamo una reazione tra litio e ossigeno, che abbiamo preso come esempi di metallo più ossigeno. Quindi il metallo e il litio, come abbiamo anche visto in laboratorio, brucia se riscaldato alla fiamma, producendo una luce bianca abbastanza intensa, e alla fine rimaniamo con una polverina bianca che è l'ossido di litio, evidentemente. Quindi possiamo scrivere come innanzitutto i prodotti della reazione, anzi il prodotto, che è una sola sostanza, l'ossido di litio, che come tutti i composti ionici e con tutti gli ossidi dei metallici sono dei solidi e quindi è solido. Allora, in questo caso, anche in questo caso scriviamo prima le formule. Quindi il litio metallico è formato da atomi neutri, l'ossigeno, è una sostanza gassosa formata da molecole bioatomiche, anche questa è una sostanza elementare, quindi questa reazione è molto simile alla numero 1, perché abbiamo sempre un metallo e un non metallo, cambia che invece di un sale qualsiasi otteniamo l'ossido. In questo caso, prima di scrivere la formula, andiamo a vedere le specie che si possono formare da questa reazione, che anche in questo caso di scambio di elettroni, trasferimento di elettroni. L'ossido è uno ione, quindi formato da ioni O2-, e il litio è anch'esso, all'interno di un composto come questo, uno ione,
con carica più 1 perché si tratta di un metallo del primo gruppo, un metallo alcalino. Quindi avremo la trasformazione delle specie, sarà da un atomo neutro per quanto riguarda il litio a uno ione positivo, mentre per quanto riguarda l'ossigeno la trasformazione è da molecola biatomica di questa specie a ione monoatomico doppiamente negativo. Quindi per completare l'equazione di reazione dobbiamo sapere che cosa, perché queste specie subiscono questa trasformazione, come fa il litio a diventare uno ione. Se noi scriviamo le equazioni solo con i simboli chimici, in questo caso scriveremmo molto semplicemente Li più O2, sappiamo che l'ossido di litio, facciamo i nostri conti, ha formula Li2O, ma noi continuiamo a pensare che questo litio che sta qui sia uguale a questo litio che sta qui, che questo ossigeno che sta qui sia uguale a questo ossigeno che sta qui, ma questa cosa non è vera. Per capire qualcosa di una reazione chimica noi dobbiamo andare oltre i simboli e vedere che cosa succede alle specie che questi simboli rappresentano. Quindi ritorniamo al compito completo di chiarire il meccanismo di questa trasformazione, indicando anche questa volta con un puntino l'elettrone di valenza del litio, e sappiamo che in questo caso abbiamo due atomi di ossigeno nella molecola di ossigeno, quindi ci aspettiamo di ottenere ancora una volta due ioni ossido come minimo. Cioè, se partiamo da una sola molecola di ossigeno, dovremo ottenere per forza due ioni ossido, non c'è via di scampo. Quindi, di quanti elettroni avranno bisogno questi ioni ossido? Siccome ogni ossigeno, 2 meno, avrà raggiunto l'ottetto con 2 elettroni, quindi possiamo indicare i 2 elettroni che l'ossigeno ha preso nel diventare ione ossido, più mettere gli altri elettroni che l'ossigeno aveva anche da prima, che erano 6, quando era all'interno della molecola di O2. Ora, in tutto quindi abbiamo bisogno di 4 elettroni. I 2 ioni ossido devono aver preso 4 elettroni, ma come vediamo qui, ogni ione litio può cedere soltanto un elettrone nel momento che è ossidato dall'ossigeno. Quindi il bilanciamento lo facciamo vedendo le esigenze, per così dire, le esigenze delle specie che stanno reagendo. Quindi l'ossigeno ha complessivamente questa molecola ha un'esigenza di 4 elettroni. E quindi noi dovremo mettere 4 ioni, 4 atomi di litio che cederanno i 4 elettroni necessari. E se abbiamo 4 atomi di litio neutri nei reagenti, dovremo avere anche 4 ioni litio formati nei prodotti, che non è che possono svanire questi atomi. Di conseguenza, come li mettiamo assieme tutti questi ioni che abbiamo ottenuto? Dai 6 atomi di partenza abbiamo ottenuto 6 ioni. Allora riscriviamo sotto l'equazione in una maniera più standard e più compatta. 4 atomi di litio si combinano con una molecola di ossigeno che fa parte di un gas per formare. Dobbiamo rinchiudere questi ioni in unità minime. Chiaramente per bilanciare una carica doppiamente negativa dello ione ossido occorreranno 2 ioni litio, quindi un'unità minima potrebbe essere questa. Uno ione ossido
assieme a due ioni litio e gli altri due ioni litio assieme a un altro ione ossido. Quindi la formula dell'unità minima è, come potevamo dedurre anche con metodi più rapidi, Li2O. E di queste unità minime noi ne abbiamo ottenute semplicemente per soddisfare quelle che erano i cambiamenti delle specie, due unità. E queste due unità fanno parte di un solido formato da miliardi e miliardi di queste unità. Quindi siamo riusciti a bilanciare e scrivere l'equazione completa, un'equazione che sarà molto più significativa per noi, non solo perché contiene gli stati di aggregazione, cioè sono solide, liquido, gassose queste sostanze, ma anche perché sappiamo la vera ragione di questi indici, questi numeretti in basso, e di questi coefficienti, perché avremo chiamato con il loro nome le specie che hanno preso parte alla reazione, distinguendole dalle sostanze, che sono tre, due elementari e una composta, l'ossido di litio, mentre le specie sono quattro, perché abbiamo lo ione litio, lo ione ossido, la molecola di ossigeno e l'atomo di litio. Quindi abbiamo una comprensione maggiore di questa reazione che non scrivendo semplicemente questa qua sopra in grigio, dove abbiamo soltanto fatto un bilanciamento algebrico, ma non sappiamo veramente che cosa significa tutto ciò. Prendiamo ora un'altra reazione che coinvolge sempre una sostanza elementare, e quando c'è una sostanza elementare di mezzo, il calcio in questo caso, possiamo essere certi che ci sarà uno scambio di elettroni, un trasferimento di elettroni. Il metallo, come al solito, sarà la sostanza riducente, cioè quella destinata a cedere gli elettroni e quindi ad essere ossidata. Quindi noi passeremo dal calcio a un'altra cosa che ha sempre il simbolo del calcio Ca, però è sotto forma di ioni. E come sappiamo dagli schemi che abbiamo memorizzato, quando un metallo reagisce con acqua si forma un idrossido più lo sviluppo di un gas che è idrogeno molecolare. Ora chiaramente non tutti i metalli fanno questa cosa. Se noi mettiamo un chiodo di ferro nell'acqua non vediamo nessuna reazione, ma se noi mettiamo il calcio, il sodio, il potassio o altri metalli molto elettropositivi, cioè sostanzialmente quelli del blocco S più pochi altri, questi in acqua, anche a temperatura ambiente, chi più rapidamente, chi più lentamente, reagiscono dando sempre questo schema di reazione, cioè formazione di idrossido. Ovviamente si tratterà di idrossido di calcio e non di qualcos'altro, dove lo stato di aggregazione, in questo caso, siccome siamo in presenza di acqua, noi potremmo ottenere una sostanza sciolta in acqua oppure una sostanza solida a seconda della sua solubilità, ma questa è una questione che dobbiamo decidere esattamente in questo momento. Quindi noi vediamo che gli idrossidi sono sempre insolubili, tranne quando si tratta degli idrossidi dei metalli alcalini, per cui possiamo mettere direttamente che questo, superato una certa concentrazione, dalla soluzione acquosa che si forma inizialmente precipiterà una sostanza solida di idrossido di calcio. Come facciamo a essere sicuri che è solida? Bene, è perché il calcio ha formato ioni in questa reazione, e anche l'idrossido è una specie ionica, e quindi tra ioni non possiamo altro che avere un solido ionico. Per quanto riguarda l'idrogeno, già vediamo dallo schema generale che si tratta di molecole biatomiche. Siccome qui dobbiamo scrivere i nomi, scriviamo di idrogeno, che è una sostanza gassosa. Quindi questa è una reazione di scambio o di spostamento, perché abbiamo non due elementi metallo e non metallo come nelle prime due, ma abbiamo una sostanza elementare metallica e una sostanza composta, e dalla trasformazione otteniamo un'altra sostanza composta, l'idrossido,
del metallo e idrogeno che invece è una sostanza elementare. Quindi possiamo dire che una sostanza elementare, il calcio, ha spostato un elemento, l'idrogeno, che prima si trovava combinato con l'ossigeno nell'acqua, liberandolo come sostanza elementare a sua volta. Quindi è una reazione di scambio o spostamento. Andiamo a vedere le specie coinvolte. Quindi abbiamo qui tra i reagenti una specie, sono gli atomi di calcio che si trovano nel metallo, quindi sono neutri con legame metallico, possiamo indicare con numero di ossidazione 0 questa neutralità, mentre l'acqua è una specie molecolare, quindi possiamo indicarla con la formula che evidenzia i due legami covalenti con l'idrogeno, chiaramente in forma liquida, e invece di qua abbiamo l'idrossido di calcio, che è una sostanza formata da due specie, una è lo ione idrossido e una è lo ione calcio. Quindi il calcio che abbiamo qui non è lo stesso calcio che avevamo prima nei reagenti, è uno ione calcio, ha due cariche positive, e con queste raggiunge l'ottetto, mentre l'idrossido è lo ione OH con una carica negativa. Quindi è evidente che noi dovremo ottenere due ioni idrossido per compensare le due cariche positive del calcio ed avere così una sostanza neutra, l'idrossido di calcio. Questa sostanza neutra sarà formata da un numero doppio di ioni idrossido elettricamente carichi negativamente e rispetto al numero di ioni calcio che hanno carica positiva doppia. Più l'idrogeno è semplicemente una molecola formata da due atomi di idrogeno che condividono un legame covalente costituito da due elettroni. Ed ecco qua il nostro legame covalente. Quindi, che cosa succede alle nostre specie? Noi vediamo che lo ione idrossido certamente deve essere derivato da una molecola d'acqua, perché l'ossigeno sta qui, uno ione idrossido con una molecola d'acqua. Chiaramente anche l'altro ione idrossido dovrà derivare da una molecola d'acqua, quindi dovremo prendere per forza due molecole d'acqua. D'altra parte, se noi abbiamo una molecola di idrogeno, cioè due atomi di idrogeno, questi atomi di idrogeno dovranno provenire da due molecole d'acqua. Quindi i nostri due atomi di idrogeno provengono da questo pezzo, mentre i nostri ioni idrossido proverranno da quest'altro pezzo della molecola d'acqua. E per quanto riguarda il calcio deve perdere due elettroni, quindi disegniamo questi elettroni prima che li perda nell'atomo neutro, e questi elettroni dove vanno a finire? Vanno a finire all'interno della molecola di idrogeno. Quindi un elettrone andrà qui e l'altro pure andrà a finire all'interno di questo legame. Come facciamo a sapere questo? Semplice, quando l'acqua si trasformerà in ione idrossido, avendo l'idrossido anche la carica negativa, evidentemente questi due elettroni del legame tra ossigeno e idrogeno dovranno rimanere entrambi sull'ossigeno. Quindi quello che si deve staccare dalla molecola dell'acqua è uno ione H+. Possiamo scrivere questa fase del processo come H2O, la specie acqua che si trasforma in una specie OH- idrossido e in qualcosa di positivo H+. Quindi vediamo bene che l'idrogeno che noi togliamo dall'acqua per trasformarla in OH- deve essere per forza un idrogeno positivo. E allora come fa poi questo idrogeno positivo a diventare neutro nella molecola di
idrogeno, che è una sostanza, e una sostanza può essere solo neutra, non può rimanere positivo. Evidentemente perché questi due elettroni che servono per fare il legame li ha presi da qualche altra parte, che è il nostro calcio che li ha forniti. Per finire questa parte dedicata alle reazioni che comportano trasferimento di elettroni, vediamo la reazione tra alluminio e acido solforico, cioè un metallo, l'alluminio, e un acido, che potrebbe essere un idracido o un ossiacido, in questo caso l'acido solforico. In questo caso il metallo non deve essere necessariamente molto elettropositivo, può avere anche media elettropositività. Certamente non può essere un metallo nobile come l'oro o il platino. Comunque l'alluminio con l'acido solforico, per esempio, reagisce e si formerà un sale e l'idrogeno gassoso, come la reazione precedente, è una reazione abbastanza simile alla precedente. Quella che è cambiata è che l'acqua di prima è un acido estremamente debole e quindi i protoni ceduti dall'acqua non sono così abbondanti come quelli ceduti dall'acido solforico. A causa di questa netta differenza tra acido solforico e acqua, l'acido solforico è acido e la sua capacità ossidante nei confronti dei metalli è nettamente superiore. Allora, ora si tratta di individuare qual è il sale che si formerà in questa reazione. Il sale sarà un derivato dell'acido solforico, e dall'acido solforico otteniamo il solfato, quindi noi otterremo il solfato di alluminio. Poi, come altro prodotto di questa, che è ancora una reazione di spostamento, cioè l'alluminio sposta l'idrogeno dall'acido, otterremo quindi l'idrogeno però sotto forma di sostanza elementare, quindi di idrogeno gassoso, e andiamo a tradurre in formule e anche a evidenziare quali sono le specie in gioco. Quindi abbiamo l'alluminio sotto forma di atomi di alluminio. L'alluminio è un elemento del terzo gruppo, quindi ha tre elettroni esterni di valenza. Poi abbiamo l'acido solforico, che consideriamo come specie singola, anche se in acqua in realtà sarebbe completamente ionizzato, e andiamo a vedere le specie che si ottengono da queste. Quindi l'alluminio dovrà cedere questi tre elettroni di valenza e quindi formare ioni con tre cariche positive, mentre il solfato, lo ione SO4, togliendo i due idrogeni ionizzabili dall'acido solforico, otteniamo lo ione SO4 2-, mentre l'idrogeno sappiamo essere sotto forma di molecole H2. Anche in questo caso, quindi, sappiamo che gli elettroni andranno a finire a formare il legame della molecola di idrogeno, gli elettroni del riducente dell'alluminio. E quindi andiamo adesso a vedere questi cambiamenti. Se uno ione alluminio cede 3 elettroni, ma una molecola di idrogeno ha bisogno di 2, poi anche l'acido solforico, nel diventare solfato, chiaramente deve perdere i 2 idrogeni, che avranno bisogno di 2 elettroni. Quindi noi abbiamo in questa molecola dell'acido solforico un bisogno di 2 elettroni complessivamente, mentre l'alluminio ne può cedere 3, non ne può cedere 2. Quindi noi dobbiamo aumentare il numero di molecole di acido solforico, mettendone 2, che una e mezza non ne possiamo mettere. Mettendone 2 abbiamo ora un fabbisogno di 4 elettroni, ma un alluminio da solo non basta, allora aumentiamo anche il numero di atomi di alluminio, ne mettiamo 2, che cederanno complessivamente 6 elettroni, e 6 elettroni andranno bene per essere ceduti a 3 molecole di acido solforico. Quindi con questo strano metodo per tentativi ed errori noi abbiamo fatto sì che gli elettroni ceduti dall'alluminio siano esattamente in ugual numero agli elettroni di cui l'acido solforico ha bisogno per diventare ioni solfato e molecole di idrogeno. Ovviamente da 3 molecole di acido solforico noi otterremo
tre molecole di idrogeno. Questi tre ioni solfato, che avranno complessivamente 6 cariche negative, 3 per 2 meno fa meno 6, compenseranno le 6 cariche positive che i due atomi di alluminio avranno nel trasformarsi in due ioni alluminio. Quindi abbiamo ottenuto anche non solo il bilanciamento dell'equazione complessiva, che è 2 Al, 3 di acido solforico, ma abbiamo anche ricavato la formula del sale che si forma, il solfato di alluminio, come avremmo potuto fare anche fin dall'inizio, sapendo qual è la carica dello ione alluminio e dello ione solfato. Il solfato di alluminio dobbiamo ancora specificare in che stato di aggregazione si troverà. Il solfato di alluminio è un sale solubile come la maggior parte dei solfati, e quindi mettiamo AQ.